Anche nel 2014 l'Università degli Studi di Ferrara ha presentato una serie di eventi importanti durante il Festival di Internazionale, un weekend con i giornalisti di tutto il mondo, tenuto il 3, 4, 5 ottobre a Ferrara. Il festival, nato nel 2007, si svolge nel suggestivo centro storico della città ed è organizzato da Internazionale in collaborazione con il Comune, la provincia di Ferrara, la Regione Emilia-Romagna e l'Università degli Studi. Un festival di eventi e incontri con giornalisti, scrittori e artisti, workshop, conferenze in streaming, mostre, concerti, documentari e laboratori per bambini. Nell'edizione del 2014 il festival ha registrato più di 70.000 presenze. L'Università di Ferrara ha contribuito con tematiche dal profilo economico, sociale, urbanistico e di altre scienze e discipline. Quest'anno l'Ateneo Ferrarese ha organizzato presso l'Aula Magna di Giurisprudenza la seconda edizione di Insolvence Fest, confronti pubblici interdisciplinari sull'insolvenza. Massimo Ferro è il direttore culturale di questa serie di incontri e con Alessandro Somma ne cura anche il coordinamento scientifico. La prima giornata ha visto un dialogo sull'insolvenza di Raffaele Cantone e Furio Colombo. Corrompere in Italia, ancora con questa storia? Piercamillo Davigo, Daniele Negri e Furio Colombo hanno poi proseguito con «La corruzione fa male al mercato e il mercato non lo sa». «Morte violenta o di scomparsa di una persona viene registrata. È una criminalità che è registrata con tassi prossimi al 100%. Ci sono reati invece dove la cifra nera, adesso dirò che cos'è, è altissima. La cifra nera è la differenza fra i delitti commessi e i delitti denunciati. La corruzione è un reato dove la cifra nera è prossima al 100%, perché la corruzione non viene denunciata mai. Mai. Sempre nell'ambito di Insolvence Fest, presso la libreria Feltrinelli, Alessandro Somma ha presentato il proprio libro La dittatura dello spread, Germania, Europa e crisi del debito, dialogandone con Pier Giovanni Alleva, Roberto Bin, Geminello Preterossi e Valeria Tancredi. Sabato 4 ottobre, presso il Circolo Arci Bolognesi, si sono tenuti gli incontri di Roots Talks, la creatività urbana e uscire dal debito, colloqui sulla sostenibilità. L'incontro sulla creatività urbana ha visto come relatori Maurizio Carte e Gianfranco Franz. Il successivo uscire dal debito è stato invece un colloquio con Francesco Gesualdi, Juan Holguín, Alessandro Somma, Leonidas Vatichiotis e Silvia Bagni. Sul debito dal 76 al 2006, è stata fortemente voluta dal presidente Correa nel 2007, appena diventato presidente. Il debito è stato diviso in quattro parti: il debito commerciale, quello con le banche private internazionali, quello multilaterale con gli organismi internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la Banca. L'Aula Magna di Economia e Management, domenica 5 ottobre, ha ospitato il Giorno della Memoria all'Università di Ferrara, iniziative realizzate dal 2002 al 2014. Un testo a cura di Marcella Ravenna e Giuditta Brunelli. L'incontro si è svolto in forma di dialogo tra le curatrici con il rettore Pasquale Nappi, Laura Fontana e Andrea Puggiotto. Il volume presenta le iniziative realizzate in occasione del Giorno della Memoria da parte dell'Università di Ferrara, lungo un arco temporale che supera ormai il decennio. Nell'arco delle giornate del festival, fra gli eventi partecipati da segnalare, alcune mostre e altre iniziative. A Palazzo Bonaccossi la mostra Aspettando Schifanoia si espone a Bonaccossi, in cui sono esposte opere d'arte delle collezioni storico-artistiche ferraresi. Alla Porta degli Angeli, Eden, mostra internazionale di illustratori contemporanei, organizzata dall'associazione Tapis Roulant, in cui sono esposti 48 autori e l'opera di Gianni De Conno. In piazza Ariostea gli stand le iniziative di Tutta un'altra cosa, la carovana eco-solidale che ogni anno porta i progetti delle botteghe del mondo per la promozione delle economie solidali locali e per la sensibilizzazione ai temi del consumo critico. Infine, Backup di una piazza,
un progetto di recupero della memoria storica della città di Ferrara partendo dal suo cuore pulsante, il listone di Piazza Trento Trieste. Listone Meg ha scandagliato gli archivi, aperti i vecchi bauli, invitato vecchi e nuovi ferraresi a partecipare a questo esperimento collettivo, un viaggio nella memoria della comunità. Nel mondo dell'informazione e della comunicazione di Internazionale 2014, l'Università degli Studi di Ferrara ha contribuito con conferenze e docenti dall'alto profilo scientifico e un'attenzione particolare alla sfera sociale e culturale.